Ciao a tutti amici di Inside Story, bentornati qui nel nostro salottino radiofonico. Io vi saluto tutti, sono molto contenta oggi di essere in compagnia del signor Sergio Capaldo. Ciao Sergio, come stai? Tutto bene? Bene, benissimo. Grazie per essere il nostro ospite oggi. Di che cosa andiamo a parlare? Oggi parleremo di aziende agricole, in particolare azienda La Granda. Ma prima di introdurci in questo discorso, io ti chiederei una piccola presentazione personale. Chi sei e di che cosa ti occupi? Io sono un veterinario che negli anni è passato da curare a appassionato del cibo a lavorare per produrre del cibo e a trasformarlo. Che storia interessante. E come ti sei avvicinato al mondo della ristorazione? Da sempre, perché fortunatamente in casa c'era questa buona creanza di selezionare, di scegliere il cibo e cucinare in casa. Quindi da mamma, nonna, papà, genitori, tutti appassionati di cibo e di vino, quindi sono stato fortunato. Insomma, sei cresciuto dentro questa cultura, possiamo dire così. Sì, esatto. E com'è nata poi l'idea, cioè quindi voi avevate già la vostra azienda, avete poi deciso di affiancare anche un servizio di ristorazione. Nel corso del tempo un po' com'è stata l'evoluzione? No, l'evoluzione è un'altra. Io da veterinario di campagna, che ho fatto tanti anni nella libera professione, ho messo insieme, perché sono sempre tra quelli che appunto ha iniziato l'avventura di Slow Food, mi sono dedicato a creare praticamente un gruppo di allevatori che seguissero un disciplinare per arrivare a fare una produzione di qualità. Ah, molto, quindi molto questo interessante. Questo è il progetto della Granda, che fa parte di un presidio Slow Food, appunto quello della Granda razza piemontese. Ma La Granda ha un significato? Significa qualcosa in piemontese? È la provincia di Cuneo. Ah, ok. Dovevamo dare un nome per il Salone del Gusto molto rapido e quindi ho voluto dare un nome generico, che è la provincia di Cuneo, la più grande in Italia, una delle più grandi in Italia, quindi si chiama La Granda. Oh, capito, capito. Quindi, insomma, diciamo che la vostra attività si basa principalmente anche sulla selezione delle materie prime, quindi una grande importanza nella scelta. In che modo la selezione delle materie prime può condizionare la buona riuscita di un piatto e poi, come dire, no, la capacità di una cucina di trasformare un piatto in una prelibatezza? È la base, perché praticamente noi partiamo da un disciplinare che si interessa dalla concimazione del suolo fino alla trasformazione, perché non si può parlare di qualità se non si sa quello che si mette dentro il nostro corpo, e quindi parte appunto dalla qualità dei foraggi, dall'agronomia, dall'agricoltura. È molto molto importante, anche perché comunque ci va una grande consapevolezza nel capire, nel sapere che cosa stiamo mangiando e quindi poi per poterlo scegliere. E dico, è molto bello che ci siete voi esperti del settore ad occuparvene e che garantite poi insomma dei piatti genuini, perché ad esempio una persona come me, a me piace tantissimo mangiare, anche bere buon vino, no? E sono sicura che quando vado nelle aziende agricole così, e noi, come dire, clienti ci affidiamo a voi. Com'è il rapporto con il cliente? Ma il rapporto col cliente dipende sempre dal cliente, se ha voglia di essere informato, perché c'è chi va per soltanto per moda, perché ha sentito, per pubblicità, c'è chi invece è proprio appassionato di capire o di conoscere, quindi noi spesso facciamo visite guidate, degustazioni. Noi abbiamo lì la sede anche didattica dell'Università di Scienze Gastronomiche, quindi facciamo delle vere e proprie lezioni. Proprio quindi per arrivano spiegare anche le scuole, che bello! Assolutamente. E nel corso di questi anni, quali sono state le tue soddisfazioni più belle? Quello di creare intanto un nuovo rapporto tra chi produce, chi trasforma, e anche creare un mercato internazionale, un mercato che va dall'Asia all'Europa. Beh, l'America non si tocca, perché loro hanno un muro sulle carni, cioè, sono poco aperti al commercio, loro sono pronti a esportare, vero, non a importare. È assolutamente vero. Però la soddisfazione è stata quella di aver creato un gruppo di persone che negli anni, sono ormai tanti, dal 96, hanno praticamente fidelizzato, conosciuto e apprezzato la qualità della nostra razza piemontese. Assolutamente. E immagino che la vostra azienda sia a gestione familiare, così? Ma questa è un'azienda, io non ho un'azienda agricola, io metto insieme delle aziende agricole che sono tutte a conduzione familiare. Molto esattamente bene. E hanno la linea vacca vitello, cioè abbiamo costruito il progetto del presidio proprio ragionando sul fatto di avere le vacche che fanno nascere il vitello viene ingrassato in azienda, quindi si è tutta una storia, diciamo. C'è proprio uno storico, diciamo, che parte dall'inizio, dalla genesi. Tutto, partendo proprio dal concime, da come si fertilizza il terreno.
Deve essere molto molto interessante. E, allora, io ti chiederei a questo punto, dato che mi è venuta un po' di acquolina, quali sono i piatti tipici? Con noi nasce la battuta al coltello, perché era proprio come lavorare sull'Italia anteriore. Io trovo un sacrilegio di fatti fare una battuta di filetto, che secondo me è un sacrilegio gastronomico, ma è quello di andare a usare dei tagli d'anteriore, utilizzare quindi delle parti che vengono rinobilitate, pulirle. Chiaro, c'è il lavoro dell'uomo, però la battuta al coltello, la trippa, il quinto quarto, in funzione dell'animale cosa ha mangiato, tutto il quinto quarto assume un gusto e un valore nutrizionale completamente diverso. Esatto, immagino. E poi la bellezza di questa razza è che ogni parte può essere utilizzata e trasformata in cucina, dall'hamburger che siamo stati i primi a fare, Giotto, che è stato il nostro cavallo di battaglia, tondo e tenero e ghiotto. Era l'idea di lanciare un piatto molto semplice ma di qualità, con pochissimo grasso, solo 1,5 di sale, c'è solo carne. Quindi che buono, mamma mia! La qualità viene appunto da cosa gli animali stessi avevano mangiato, da come veniva tenuto l'ambiente, il benessere animale. Io direi che veramente è molto importante che ci siano questi ruoli e queste figure, anche perché secondo me ormai è un mondo così moderno che sono poche, come dicevi anche tu prima, le persone che veramente magari si interessano e hanno piacere di capire anche che cosa stanno mangiando, perché non lo so, in questo mondo che va veloce, pieno di inquinamento e tutto quanto, secondo me è un'attenzione importante che dobbiamo dare al cibo. Sì, e poi raccontare, cioè l'informazione fa molta fatica ad arrivare veramente, perché oggi siamo più colpiti da dei marketing, da dei messaggi molto forti, da delle mode. Siamo arrivati a pagare carissimo il grasso di un animale anziché la carne. Oggi paghiamo di più il suo grasso che non la carne stessa, quindi... Vero, non ci avevo mai pensato questa cosa. Ma siamo dei fenomeni. Va bene Sergio, io a questo punto mi permetterei di rilasciare i vostri contatti. Allora, dicevamo, azienda La Granda, li potete trovare in via Garetta 8/A Genola, in provincia di Cuneo. Sono presenti anche su Instagram con La Granda _SRL, oppure hanno il sito lagranda.it, tutto giusto? Fantastico, andate a visitare il sito, andate a farvi un po' di cultura ragazzi, perché come dicevo prima appunto è importante avere consapevolezza di quello che si mangia. Allora, prima di chiudere, che il tempo purtroppo è tiranno e sta bussando alla nostra porta, io direi che nel corso della tua vita, insomma, e di tutta questa bella storia che mi hai raccontato, di obiettivi ne sono stati raggiunti veramente tanti, ma se dovessimo pensare ancora al futuro, c'è ancora qualcosa che pensi che sia da raggiungere, oppure sei soddisfatto così e sei contento e realizzato? No, ci sono ancora tante cose da fare, anzi sta nascendo. Io sono proprio sostenitore dell'agricoltura simbiotica, che è nata, che abbiamo fondato, che parte dalla microbiologia. Adotto un microbo per amico, sceglielo bene, è fondamentale. Molto quindi bene. Saper gestire questo mondo è vero, è assolutamente vero. Sergio, io ti ringrazio davvero tanto per essere stato un nostro ospite qui con noi oggi. Saluto i nostri amici radioascoltatori e ci vediamo alla prossima. Ciao.